Bentrovati. Parleremo oggi di un argomento che nei giorni scorsi ha trovato ampia risonanza nei media. Una sentenza della Corte di Cassazione che ha rivoluzionato, questo è il termine giusto, sotto vari profili il concetto di diritto all'assegno di divorzio. Con questa sentenza la Suprema Corte, mutando i precedenti orientamenti, ha stabilito che la natura dell'assegno di divorzio non ha più una natura assistenziale, ma di tipo diverso. Cioè, dice che per aver diritto a rivendicare tale assegno bisogna tenere conto se il coniuge richiedente, che può essere l'uomo o la donna, secondo di chi economicamente il coniuge è più forte, gode o meno di una indipendenza o di una autosufficienza economica. È uno stravolgimento di anni di giurisprudenza, questa ultima sentenza, che ovviamente ha destato e attirato l'interesse di tutti coloro che in questo momento, o da anni, stanno contribuendo al mantenimento della vita del proprio ex coniuge. La Cassazione è andata ad argomentare con un approccio, diremmo moderno, a quelle che sono le reali condizioni oggi della vita di coppia. Dicevamo, ha avuto un approccio più dinamico, più moderno, considerando che quando un rapporto matrimoniale finisce, finisce sotto tutti i profili e che non ha più molto senso che si debba continuare soltanto con questa coda di tipo economico-patrimoniale, perché in questo caso si finirebbe illegittimamente col preservare dei diritti a una persona che sotto tutti gli effetti non è più considerato coniuge, non è più marito, non è più moglie e che conseguentemente non avrebbe ragione d'esistere questo obbligo, come se il marito o la moglie, secondo chi è l'onerato a versare questo contributo, diventasse un ente previdenziale per cui per tutta la vita, vita naturale durante, ti deve garantire questo contributo. La Cassazione ovviamente non ha fatto un ragionamento secco per dire basta, non si dà più, non ha più una natura assistenziale, il parametro non è più il tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio, ma ha detto quale e quando ricorrono i presupposti perché non si abbia più il diritto all'assegno di divorzio. Quali sono le valutazioni e i presupposti? I presupposti perché non si abbia più il diritto all'assegno di divorzio è che l'ex coniuge abbia una sua capacità sotto il profilo della indipendenza economica e che quindi possa, ha indicato quattro indici la Cassazione, possa badare a se stesso. I quattro indici individuati sono, appunto per valutare l'indipendenza economica, il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale e la stabile disponibilità di un'abitazione. Spesso nella nostra esperienza quotidiana, nel fare cause di separazione o di divorzio, ci siamo imbattuti anche in situazioni di coniugi che rivendicavano l'assegno di divorzio pur avendo nel loro patrimonio un consistente compendio immobiliare, per esempio. Bene, in questo caso oggi la Cassazione dice: se tu sei una persona dal punto di vista patrimoniale ben patrimonializzata perché ha degli immobili, tu alieni gli immobili, ti crei la liquidità necessaria e con quel ricavato pensi al tuo mantenimento. Tu non hai un lavoro fisso, ma hai dei
affitti, per esempio, dei redditi che ti arrivano in modo diverso, che non sono necessariamente da lavoro, e quello ti dà la dignità, l'indipendenza o l'autosufficienza economica, non hai diritto ad alcun assegno di divorzio. In questi giorni, ma questo è un po' gossip, un po' cronaca, per la verità, nell'immediatezza dell'emanazione della sentenza, tutti sappiamo che il nostro ex presidente del Consiglio Berlusconi ha immediatamente tentato di ottenere una revoca cavalcando questa sentenza, l'ha fatto la D'Urso, riuscendoci, la Barbara D'Urso, e poi ci sono mille altre persone che hanno immediatamente cercato di comprendere se potevano essere esonerate, però non è in automatico la cessazione, ma la si può ottenere soltanto e laddove si riesca a dimostrare che la persona che beneficia di quell'assegno ha le caratteristiche di cui abbiamo detto. Quindi è una persona che può considerarsi dal punto di vista economico patrimoniale indipendente o ha l'autosufficienza. Un'ultima annotazione: la sentenza è una sola, una rondine non fa primavera e noi non sappiamo se nel futuro ci sarà o ci saranno altre pronunce che confermeranno questo orientamento. Avremo tempo e modo di rivederci e ripararla. Alla prossima.